significato ha questa conferenza stampa per quanto riguarda la legalità e l'impegno civico? Il senso di questa mattinata è quello di annunciare uno degli eventi, forse quello straordinario, la presenza qui di Sandro Ruotolo per il premio San Severino, uno storico premio che la cittadinanza, il comune di San Severino dà alle persone che mostrano grande impegno civile, politico, sociale e culturale. La nostra scuola che ha scelto di edificare ponti con il territorio nell'ambito di una macro progettualità fatta di responsabilità e legalità, accoglie con piacere la proposta di Alfonso Ferraioli, un'associazione, quella della Magnifica Gente do Sud, con la quale noi siamo partenariati e con la quale noi stiamo facendo veramente grandi cose per la comunità di San Severino, non solo per la nostra scolaresca, ma attraverso i genitori, attraverso tanti rappresentanti del mondo culturale e sociale di San Severino, il nostro intento, insieme a un elenco di progettualità alle quali potrei fare riferimento, il nostro intento è quello di sensibilizzare prevalentemente le giovani generazioni, storico premio che la cittadinanza, il comune di San Severino dà alle persone che mostrano grande impegno civile, politico, sociale e culturale. La nostra scuola che ha scelto di edificare ponti con il territorio nell'ambito di una macro progettualità fatta di responsabilità e legalità, accoglie con piacere la proposta di Alfonso Ferraioli, un'associazione, quella della Magnifica Gente do Sud, con la quale noi siamo partenariati e con la quale noi stiamo facendo veramente grandi cose per la comunità di San Severino, non solo per la nostra scolaresca, ma attraverso i genitori, attraverso tanti rappresentanti del mondo culturale e sociale di San Severino, il nostro intento, insieme a un elenco di progettualità alle quali potrei fare riferimento, il nostro intento è quello di sensibilizzare prevalentemente le giovani generazioni a un percorso di legalità fatto di azioni quotidiane, senza ricorrere alla complessità. Ed è quindi importante far vivere loro un'esperienza diretta con un uomo, quale Sandro Ruotolo, il quale, dedicando la sua vita all'impegno civile, è costretto a vivere sotto scorta. Grazie. Per quanto gli assorbe la collaborazione con Alfonso Ferraioli, con la Magnifica Gente do Sud, lei cosa può dire? Da quanto tempo va avanti questo proficuo progetto? Allora, l'anno scorso io sono arrivata qui e ho trovato una scuola già all'opera, mi piace dire così, molto sensibile, perché con Ferraiolo e il partenariato noi ora lo stiamo solo esaltando, ma era già esistente. Ci siamo occupati già il 24 settembre, ricorrere a tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso sarebbe parecchio impegnativo, perché abbiamo fatto veramente tante cose. Vorrei partire dal 24 di settembre di quest'anno, che sempre insieme a Ferraioli abbiamo promosso un testo, un libro, che è un documento, la testimonianza delle mamme della terra dei fuochi, un libro scritto Madre Terra, Fratello Fuoco, in realtà lo troviamo anche, è un testo che praticamente raccoglie le testimonianze di tante mamme e tanti papà, ma anche figli, sorelle, fratelli, insomma sono le vittime delle
delle persone, delle famiglie che hanno perso i propri cari in questa terribile storia che sembra non avere mai fine, anzi si amplia sempre di più, e che è appunto la terra dei fuochi. Abbiamo in programma parecchie attività, anche le nostre si coniugano con l'intento di questa associazione. Abbiamo posato il 4 di ottobre una ceramica dedicata ai nonni, anche riuscire a riprendere questa tela, no? Partendo dalle famiglie, anche questo per noi è un percorso di legalità, perché sappiamo che la legalità deve partire dalla famiglia, dall'educazione. No? Dall'educazione. Avrei voluto fare altre domande, però adesso andiamo di fretta, anche perché ci sta Alfonso che ha altri impegni. Tra le altre domande che avrei voluto fare, per esempio, perché è importante riproporre l'argomento sempre attualissimo della legalità, e che cosa sanno invece gli alunni, soprattutto della San Tommaso, della legalità? Giusto la breve. Che cosa sanno? Forse non so se è il caso, è giusto che parli sempre solo il dirigente. Che cosa sanno della legalità? Possono parlare i docenti, possono parlare gli alunni insieme ai genitori. Io so che sono impegnati in tanti percorsi sul bullismo, che probabilmente faremo presto un cortometraggio, sulla educazione alimentare e quindi all'utilizzo sano anche dei prodotti in scadenza, no? Che spesso ci ritroviamo sui banchi dei supermercati, la legalità attraverso la lettura e quindi il progetto Libriamoci, la legalità che faremo con il nuovo capitano dei Carabinieri che abbiamo conosciuto ieri e che già ha fatto un appuntamento con i nostri ragazzi per la fine di ottobre, il percorso di educazione alla legalità che faremo con il giudice La Monica, che durerà per tutto il mese di novembre. Gli alunni sono tanti, è una scuola secondaria di 800 alunni, per cui alcuni saranno impegnati tra prima, seconda e terza. Ogni gruppo, ogni rappresentanza di alunni delle varie classi saranno impegnati in percorsi che, seppur differenti tra loro, hanno un unico grande obiettivo: la sana educazione, quella semplice educazione che deve portarci al rispetto e alla responsabilità. La domanda, allora, i temi principali in base alla legalità, noi abbiamo voluto allargare un attimo il discorso, noi non vogliamo parlare più di legalità pura e semplice, noi vogliamo parlare, partire dalla responsabilità. Responsabilità è racchiude ovviamente in primo luogo la legalità, però noi quando parliamo di responsabilità cerchiamo di portarla molto più vicino a noi. Ecco, la responsabilità, perché no, per la nostra scuola, per il nostro uscio di casa, per la panchina davanti casa nostra, perché incominciamo soprattutto con i ragazzi, soprattutto con i giovani, ma anche perché anche per noi adulti, incominciamo a far vedere, a far toccare, perché mi pare che possa parlare legalità, può sembrare una parola così grande, che probabilmente noi addossiamo sempre le colpe agli altri. Ma sì, ma gli illegali, io mica ci raccocco, mica vado a rubare, quindi sono legale. Ecco, allora incominciamo a partire da capo. Nella responsabilità, noi c'entra un pochettino tutto. Voi se vedete, noi nella locandina, su, forse non si vede lì, abbiamo messo un'indicazione verso la responsabilità e la legalità, ovviamente, non è che può mancare, io con questo non sto al premio Roberto Primo San Severino, che coinvolga tutte le scuole, ecco, i partenariati con tutte le scuole che vogliono partecipare della zona, creare una rete, fare sinergia, perché è una rete che già noi in fondo teniamo, e quindi allargare con un nuovo progetto.